Dicevo che mi sono andato a scaricare questa composizione azionaria societaria del gruppo RCS Media Group, che magari molti forse no, ma insomma, secondo me rileggersela è importante perché ci dà la sensazione di che cosa vuol dire. Se avete qualche soldo da investire, non ce l'abbiamo, ma insomma, se ce le avessimo, diciamo, e andate da un broker, uno che ci deve, diciamo, far guadagnare un po' con questi soldi che abbiamo messo da parte, probabilmente l'investimento sull'editoria non sarebbe compreso neanche tra i primi, diciamo, 50 consigli che vengono dati. Magari adesso è salito di un posto perché è uscito Lehman Brothers e quindi entra pure l'editoria, ma insomma, grosso modo, diciamo, siamo agli ultimi posti. L'editoria, lo diceva prima Lodato, ma è un fatto che insomma, conosciamo, non porta profitti. Porta profitti, non porta profitti di potere. E quindi ecco che per avere lo 0,05% di un giornale o di una proprietà di un giornale ci si può anche scannare. D'altra parte, voglio dire, tutti i giornali sono di proprietà di non editori, no? Cioè, chi costruisce i palazzi come Caltagirone ha il Mattino a Napoli e il Messaggero a Roma, chi costruisce le automobili a Torino come la Fiat, alla Stampa, e poi vabbè, adesso vedremo anche il gruppo RCS, le varie gazzette sono nelle proprietà, nelle mani degli industriali del nord. Non esiste l'editore puro in Italia e c'è un motivo. Bene, l'azionariato del gruppo RCS Media Group, c'è la SIMPAR, Società di Investimenti e Partecipazioni, che appartiene a Luigi Lucchini, il gruppo Lucchini. Una volta faceva i tondini di ferro, adesso fa le ruote e i cerchioni per i treni che fanno l'alta velocità. Possiede il 2,06% del RCS. C'è Paolo, gruppo bancario, inutile che ve lo sto a dire, magari ci avete pure il conto corrente, io ce l'ho, insomma, ce l'ho proprio al San Paolo, voglio dire, è una banca. C'è il Francesco Merloni, fa condizionatori, impianti termosanitari. C'è Diego Della Valle, fa le scarpe. C'è Giuseppe Rotelli, detto il re delle cliniche in Lombardia, possiede 17 strutture sanitarie tra cliniche. C'è la Popolare Società Cooperativa, che molti non sanno che cos'è, ma se non sbaglio partecipa in forma maggioritario, addirittura possiede del tutto la Banca Popolare Italiana, che era quella da cui Ricucci ebbe i soldi per comprare le azioni per la scalata, cioè allo stesso gruppo che gliel'aveva dati. C'è la UBS Fiduciaria SPA, ci sono le assicurazioni generali, c'è la Citò Financière, c'è la Benetton, autostrade, autogrill, maglioni, c'è Giovanni Agnelli, la Giovanni Agnelli Spaccio. C'è Mediobanca dentro cui ci sono tutti gli stessi che sono dentro RCS Media Group, più e sono a vicenda, per cui diciamo chi non controlla direttamente il gruppo RCS Media Group perché ci sta dentro, va attraverso Mediobanca, per esempio Mediaset ha una partecipazione in Mediobanca, quindi in qualche modo rientra dentro il controllo di RCS. E così, per esempio, ci sono quelli che fanno le cucine Smeg, e così ci sono il gruppo Toti. Cioè, voglio dire, questo è quello che viene considerato, diciamo, il salotto buono dell'imprenditoria e della finanza, che ha deciso di mettersi insieme e di stringersi in un patto di sindacato, cioè in un patto di alleanza sociale, perché questo gruppo è importantissimo. Ne ho dimenticati due di soci. Uno è Salvatore Ligresti, che fu arrestato ai tempi di Tangentopoli perché pagava le tangenti, e un altro è il gruppo Pesenti, che controlla la Struzzi, la cui attività è stata sospesa per mafia. Sono tutti quanti azionisti del gruppo RCS Media Group. Ma questo non vuol dire nulla, perché poi naturalmente nel gruppo Repubblica Espresso il proprietario Carlo De Benedetti è tutt'altro che un editore puro, fa il finanziere. L'unità è finita nelle mani di Soros,
Galì, che non è certamente un editore puro. La citazione che facevi prima di Antonio Gramsci penso che sia lo stesso che ha fondato l'Unità. Non so. Quindi diciamo che questa parte, diciamo, di ciò che ha a che fare con il principe è una cosa fondamentale. Chi controlla l'informazione ha la capacità di non farvi vedere ciò che non dovete vedere. Quindi io scommetto che domani nessuno parlerà del fatto che qui dentro ci sono 700 persone, e mi sembra un avvenimento per una presentazione di un libro, ma soprattutto non fornisce al Paese gli strumenti attraverso i quali ognuno di noi può liberamente, senza censure, senza imposizioni, potrebbe formare il proprio giudizio nel momento in cui va a votare. Togliendoci questo, ci hanno tolto un grande pezzo della nostra democrazia. Grazie.